Ok, ci siamo. La vedo un po' giù la Maiden. Ma quindi va bene, andiamo per gradi. Intanto, come sempre, un saluto a YouTube del futuro ed un saluto a Twitch ora. E poi, intanto abbasso qua il volume in cuffia perché lo sento altissimo. Ok, altino. Boh, e cazzo, Demon Souls, l'antologia. Mancava da un po'. Perché nel frattempo, effettivamente, Silent Hill nel mezzo ho dato priorità e quindi vabbè, è passata un po' in secondo piano. Questo vuol dire che ci saranno mazzate adesso. Assai. Nel frattempo, cominciando, voglio come al solito ringraziare quelle persone che piano piano, poco a poco, riescono a esserci, essere presenti e a supportare sto disgraziato e tutto questo gran macello di sottofondo e che ci sta attorno, ecco. Andiamo al gioco, più cazzuti che mai, io non mi ricordo più. È stata l'ultima volta, è stata un po' di tempo fa. Ah, Stonefang, il ragnoccio, il ragno stronzo, ricordo, quello lo ricordo. Era stato ucciso il ragno. Però mi sta avvenendo. Perché ho zero anime? Non è che, eccole, non è che magari, infatti, mi era venuto leggiadro dubbio che magari. Alla fine della scorsa parte io. Ah, ma non è questa. Oddio. Mi sono ammazzato, non mi sono ammazzato. Boh! Non lo so. Per averne zero è strano, però. Boh, sti cazzi. Io direi. Ripartiamo in ogni caso. E ripartiamo da dove? Perché a me viene un dubbio. O si continua per Stonefang, ma questo vuol dire grossi cazzi in questo caso. Cristian, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Oh, com'è? Oppure di nuovo continuare per Boletaria. È tutto complessa come cosa. E io direi. Tutto a posto. Ah, a posto pure io, dai. A posto. Ci siamo fin quando ci siamo. È a posto. Quello è l'importante. Indecisione, indecisione, indecisione. Io direi. Boletaria. Si continua. Il sentiero del Signore, arcipietra del demone Falange, oltre i cancelli del castello di Boletaria, via il sentiero della Rupe. Ora uno dei luoghi ove i cavalieri vanno a nutrirsi. Alla fine del sentiero si trova il quartiere dei cavalieri. Zona de merda, detta in poche parole. Poche parole, zona un po' così. Ma va bene, dai. Sentiero del Signore, Palazzo di Boletaria. Mamma che brutto. Andiamo, va. Allora, tra l'altro mi stavo vedendo che il falcione era già mezzo scassato. Quindi vabbè. Oh, gli stronzi! Aia. Questi maledetti. I falangetti, qua le falangine. Falange e falangette. Vai. Ok. Però il falcione è performante, eh. Falcione performa. Che cos'è? Grande sketch di Pietraguzza. Me ne faccio niente. Grazie comunque. Allora, qua per il resto. Qua. Un po' di carne di cavallo. Fresca fresca. Erba mezza. Erba mezza, cure. Di qua. Che cosa?
Abbiamo, sfasciamo tutto al solito. Oh, stronzo, ti pareva? Brutto posto per combatterli. Posti stretti, 10 coltelli da lancio, ci sta. Tira, bravo. Bravissimo. È piccolo, ecco. Boom. Buona. Quella nella griglia. Una meraviglia esce fuori. Allora, di qua che abbiamo? Abbiamo gente morta. Qua dietro? Luci? Cose? Ombre? No, cazzo, va bene. E allora dritto per dritto. Dritto per dritto. Oppure. Ho visto, eh. Quindi, loot. Che cos'è? Anima di eroe sconosciuto. Utile. Ok. E via di qua. Allora. La seconda zona del castello di Boletaria è una merda. Perché ora c'è l'amico Fritz. Vero? Amico Fritz? Amico Fritz? Dove sta? No? Eccolo! Minchie! È a posto. Bene. Il lucertolino che fa il giro del ponte. Interessante. Allora, il tempismo deve essere perfetto, però riconoscendo che lui comincia a sputare da qua, più o meno, vero? Vai, fatti il giro, torna. Madonna, no, beh, più avanti volendo. Allora, da qui si può partire volendo, dai. Altro giro, altra corsa. Va bene, va bene, va bene. Capito. Via! Le anime! Erba crescente! No, che torna! No, no, no! Calcolatore in merda! Merda! Boh, va bene, dai. Però io questi li voglio. Spero che lascio. Merda! Maria! Calma. Minchia, ce n'è un altro là sotto. Che fa gira sempre. Ora! Merda. Via! Lancialata. Merda! Boom, a posto. Allora, e questa parte è stata fatta. Qua abbiamo i bastardi. Lui continua imperterrito. Erba crescente, 4 erbe crescenti. Ma di lusso. Anima di eroe sconosciuto. Lui continua. Ehi! Lui continua a girare comunque. Erbe. E questo chi cazzo? Catalizzatore in legno. Già abbiamo. Lui via. Qua continuiamo a togliere. Però un bel po' di erbette, sai, 13. Buono, buono. Fanno bene alla salute soprattutto. Alla digestione fanno cagare le erbe, quindi a posto. Allora, un primo piano intanto al nostro eroe. Meraviglioso. Meraviglioso. Nulla da dire. Posti di merda? No, pietre. Qua trappolozzi dietro l'angolo, stronzo. Zaz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 
sono io. No? Posso aspettare, eh? Con calma. Ah! Ha preso l'iniziativa. No, si vergogna, vabbè. Vado io, eh? Va bene così, è stoccato tutto quanto. Allora. Zone bruttine. Ok, un'anima. Anello coagulante. Non me lo ricordo l'anello coagulante. Ah, vabbè, aumenta la resistenza al sanguinamento. Creato da Gary, un amico del saggio Frick, il visionario, rinomato per i suoi artefatti magici. Anello coagulante.
Allora, che coagula. Corazza del cavaliere occhi blu. Questa male non dovrebbe essere in teoria. Problema è che dovrebbe essere pesante in culo. 10.5 rispetto all'1.9 che mi ritrovo è praticamente 10 volte più pesante, no? Non si può. Non si può da ser, no? Non lo potremmo fare. Allora. E girando l'altro lato. Che cosa si nasconde? Quali infamità abbiamo da qui? Macchie di sangue, macchie di sangue sono sempre presagio di morte! Eccoli! Stava di presagio di porcherie, di sicchinenze, attacca! Quello è l'attacco della sicchinenza. Qua intanto come va? Ma sembra andare, ok. Allora. Madonna, madonna, madonna. Tutti qua stanno. Va bene, quello si è ritirato. Via. Ok. Va bene. Qui invece che c'è? Il cancello aperto. Questo cancello dovrebbe, non dovrebbe essere più o meno chiuso? Non ricordo. Non ricordo. Ah! Il mercante! Salve a te, vuoi vedere le mie merci? Per lo Simpatico. più... Ti manca Ma qualche chi lo dente, però. sapeva? Acquista. Tragling. Che cosa vendeva il nostro amico? Un po' di. Un po' di porcheria. Spadone, ma spadone. No, rispetto al falcione crescente, no, Dregling comunque, parlami. Valorosi cavalieri o carne da macello, i demoni si presero le loro anime senza distinzione, precipitandole tutti nella follia. E coloro che si aggrapparono alla Cazzo c'hanno? propria umanità diventarono prede. È la fine della grande boletaria che conoscevamo. Ok. Ma almeno i demoni non ci ordinano di morire per loro. Stavo Anche notando noi, eh? lo zainetto a Sono fo sicura che le cose cambieranno. ah, lo zainetto a forma di baule, un bel mazzo di chiavi che non si sa cosa può arrivare ad aprire, però è molto fashion lo zainetto a baule, il baule a zainetto, dai, ci sta. Una nuova idea. Bravo Dregling. Allora, questa zona è chiusa, quindi comunque si deve, vuoi o non vuoi, tornare sopra. E tornando. Porca puttana. Tornando sopra. Silenzio! Tanto ci sono cose che muoiono. Tornando sopra, siamo qui, brutta roba, perché siamo nel ponte, effettivamente. Aspetta, 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 aspetta. Oddio, ma perché qua. Ah, perché. Ok. Il corridoio ha fatto fare il giro lungo. Madonna di frecce! Via 1, via 2, via 3. Via 4, va bene. Allora, la mia domanda alla quale voglio dare risposta è infatti la vedo che c'è roba. Ah, ok, lui finisce di sputare più o meno qua. Quindi, allora, qua non mi prendi? No? Ok. Questo lo prendiamo cortesemente, questo lo prendiamo. Merda, pure là ci sono cose. Via! Madonna! Ok. Anima di soldato. Ma là c'è roba. Là c'è roba. Là c'è roba che io voglio. Che io voglio, punto. Via. Anche uno alla volta e si va indietro. Cazzo. Anima di eroe famoso, via. Sai che ci ho messo. Allora, ci ho rimesso le penne, però ne è valsa la pena, perché
La roba da prendere è sempre buona, ok. E però c'è l'altra roba da prendere. Per me, tornare, morire e ricominciare non è nemmeno male. L'importante è prendere la roba, quindi vabbè. E vaffanculo, magari non perdiamo però le anime nel frattempo. Allora, molta calma da dietro in modo da triggerarli. Figlio di puttana comunque. E vabbè, è andata così. Vabbè, stessa cosa di prima si deve fare, cioè non demordiamo. Facciamolo risputacchiare. Oddio, forse ci arrivo a passare. Ho fatto una stronzata. Ho fatto una stronzata. Oh, ho fatto. Ma sono vivo, Madonna, sono vivo. Madonna. Miracolo, va bene. Erba mezza. Bene. Ora. Anche qua c'è roba, infatti. Erba crescente. Lì ci sono di nuovo gli stronzi nel ponte. Va bene, va benissimo. Perché tu cominci a sputare da qui. Quindi io mi sto qua. Bello tranquillo, bello fresh. Bravissimo. E ora via. Sai che forse. Scudo chiodato, non so se ci arrivo. No, di nuovo, ti prego. Mamma! Va bene! Ok, più o meno andata. Via! Ok, prendi questo, trementina. Ancora gli stronzi. Quello è confuso, lo vedo confuso, ragazzo. Oh, stronzo. Minchia, minchia. Minchia. No! Usci provare! Scherziamo, eh! Madonna mia, quanto è punitivo sto cazzo di gioco! Allora. Ok. L'ultimo pezzo del ponte. Sti cazzi. Da dove parti? Devi partire però, perché se no non mi posso muovere, amico. Vai, eh. Ok. Via. Cazzo, cos'è questo? Merda. Merda, mi sa che. Dai. Va bene. Benissimo. Oh, merda. Wow. Minchia il cavaliere, ragazzi. Alla fine del ponte, mignotta ladra. Va bene, va bene, va bene. Curetta. Poi. C'è roba lì. Questo lo prendiamo. E torniamo di nuovo qua. Va bene, è andata. Ehi, 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 ehi. Allora, amico. Dai, eh. Forza! Attacca! Ok! Dietro! Del culo! Via! Va benissimo. Ti rialzi e ti punisco, va benissimo così. Erba mezza, 2, va bene. Allora. La nebbia. La nebbia nasconde sempre. Merda, non si apre. Ok. Qua. Qua che abbiamo? No, no, la lucertolina! Ok. No, non il muro! Benissimo. Per piezzo di Piezzo! Pezzo di pietra dura e grande scheggia di non ho letto. Va bene così. Salendo. Cosa si nasconde? Altri stronzi. Altri stronzi. Via. E via. Allora, erba crescente, pietra degli occhi effimeri, anima di soldato famoso. Quanto famoso non lo so. Altra roba. Anima di re sconosciuto. Loto del nobile. Tutta robetta che può essere utile in determinate situazioni. Le anime sempre. I consumabili dipende.
Allora. E qui sono cazzi. Sono cazzi, perché nebbia vuol dire problemi grandi, grossi. Verdoni. Vediamo. Ecco. Cazzo di ridi. Ecco qua. Pure. Allora, stiamo calmi. Stiamo molto calmi intanto. La prima cosa da fare, Cavaliere della Torre, la prima cosa da fare è liberare la zona in modo da avere il tutto più agibile possibile. Allora, prima gli arcieri. Oh cazzo, te pare? Prima gli arcieri, prima gli arcieri, prima gli arcieri. Statti zitto, stai buono tu, nascosto. Allora. Calma, calma, sì, va bene, dai. Ora arrivo da te. Dammi due, merda, dammi 2 minuti esatti. E ci sono. E la... Merda! Ok. No, lui, non il muretto. Merda, ha droppato. No, dammi la roba. Va bene. Via. Tiè, cadi di sotto. Ora penso che sia libera la situazione, no? Vediamo. Oh, ok. Dai, forza. Diciamo che a livello di dimensioni non è equo come scontro. Però, un po' di pazienza. Non ti vedo, la telecamera. Ok. Ok. Figlio di puttana. Via, ok, calma. Giriamo. Via. Va bene. E cadi. Tiè, aia. Va bene. Sulla testolina, bim bim bim, barabù. E sbarbè. Demone sconfitto, otterrai l'anima del demone e un potere di immaginazione. Ok. Allora, mi sarebbe piaciuto farlo no hit, senza farmi colpire, però per un motivo o per l'altro sto discorso non si è potuto fare. Anima demone di ferro, una nebbia spessa e incolore ti trattiene, solo chi ha ucciso un arcidemone propose... Può proseguire. Ok. Questo vuol dire che ancora non possiamo andare di qua. Quartiere dei Cavalieri. Arcipietre del Demone, Cavaliere della Torre. Oltre i cancelli di Boletaria, dove le strade si intrecciano, si nascondono le trappole preparate dai grassi ufficiali. Ci fa del body shaming, però va bene. Gli va bene il discorso. Essi stessi prova vivente della follia del vecchio Allant. Il vecchio Realland. Qua tra body shaming e gente che ride. Ci siamo, dai. Allora, ho parecchie. Oddio, non lo so se a sto punto quelle possono essere considerate parecchie anime, però quelle da usare. Quelle che ho trovato. Queste. L'anima di eroe famoso, l'anima di soldato famoso, l'anima di eroe sconosciuto e l'anima di soldato sconosciuto. Cosa aumentiamo? Toccate, anima della Cosa mia, aumentiamo? Anima degli vita della mortacci mia, mia. No, anima perduta dal la vita in questa fondo maniera. della Porca terra. miseria, posso fare Per forza soltanto si è due livelli? concesso così che il mondo sia curato. Che il mondo sia curato. No, forza. Allora, il concetto mio, l'idea più che concetto mio, è, ripeto, quello di arrivare ad usare la spaccaossa del drago, che richiede una tosta,
quantità di punti spesi in forza. E ne vale la pena? Sì, ne vale la pena, perché penso sia l'arma più forte del gioco, più o meno, o comunque giù di lì, siamo lì. Quindi io direi al momento facciamo questo investimento su quello che è la forza. Avete finito il lavoro? Avete finito, intanto stai molto calma. Ah, voglio giusto riparare il falcione. Diciamo che ci ripariamo tutto a sto punto. Torna vivo, Ok. mi Ma piace. posso migliorare nel frattempo il falcione? Punto di Posso domanda. Nemmeno forgiarmi. per il cazzo. Va bene. Non si può fare. Non sei, ho già Ma capito che perché il non mio lo sei. dubbio è che lo... Oddio, non mi ricordo se lo può fare crescente più uno. Il fratello forse la può Vorresti una lezione di magia? potenziare? Che non mi ricordo. Mantello protezione, velo d'acqua. Allora, questo io lo prenderei solo perché dopo c'è il fiammeggiante. Ed il Usa la tua fiammeggiante per avere cautela un in modo minimo da di farmi difesa in più, male leggere. Vorresti una lezione non di è. magia? Quindi tolgo lanciafiamme, metto velo d'acqua e via. Aspetta, Aspetta, dove vai? Affari cazzi mia, dove vado? Il tunnel? Mi devo uccidere, pazzo, pazzo criminale, maniaco. Mi devo uccidere. Il tunnel, è arrivato, sono arrivato. Mi devo eliminare. E non voglio fare delle finacce. Quindi svia! Boom! Ok. Ah. Ora devo tornare a prendere le animelle, le animucce. Dove stavano? Là sopra. Yes, va bene. E qua. E quindi, eccole. Prendiamo queste e ce ne andiamo di nuovo a Stonefang. Dove stavano questa piccolore? Era questo Stonefang? Sì. Città del tunnel. Ma già qua la situazione diventa, si fa più crispy. Vecchia. Città del tunnel, comunque volevo leggere. Arcipietra del demone ragno corazzato, la città del tunnel. Sotto le forge vi è il tunnel che dà a questo luogo il suo nome. Si dice che nelle profondità giaccia la tomba di un drago. Drago che normalmente uno spera sia morto, e invece sti cazzi sta meglio, sta benissimo. Oh no, la farfallina, la lucertolina. No! No, che si bugga, cazzo. Per favore. Ehi, siamo calmi. Ok, le schegge. Grandi schegge! Mi sono cagata addosso! Mi sono cagata addosso! Non è possibile. Oh, merda. Oh, merda. C'ho pure su Demon Souls riesco a cagarmi addosso. Tu, una alla volta. Va bene. Questi. Brutti, brutti! Mamma mia, ok. Boom boom hanno fatto. Boom 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 boom. Allora. Di qua? Boh. Cazzo. Ah, ma in questa maniera me lo dice. Va bene. Mi ha shottato. Shottano. Ma d'altronde su Demon's Souls che cos'è che non shotta? Questo respawna? Da quando? Ma guarda che questa cazzo di cosa respawna. No, non cominciamo ora, con sti pugni. No alla violenza. Ok.
Ho paura di avere dietro. E infatti. Va bene. Scontato, cazzo. Siete sempre voi, è inutile, siete sempre voi. Allora, qua com'è? Esplodi. Ma allora, ora io voglio una spiegazione. Ma una spiegazione. Vabbè, che non avrò mai. Va bene così. Niente. E abbiamo perso 3.000 anime nel frattempo, grazie a questa puttanata. Bene. Benissimo. Grazie. Grazie, Demon Souls. Ma di nuovo facciamoli esplodere. Stavolta cerchiamo noi di non esplodere. Ok. L'ultimo carrellino. Ok. Qua come la va? Ci siamo, ok. Allora. E te pare che non stai nascosto col fustino lì? Oh merda. Bello resistente sei, ragazzo. Vesti dell'ufficiale erba piena. Ok. E da questo lato. Augite della guida. Ma io mi chiedo, come fai a morire in queste condizioni, in queste posizioni poco comode? Prova mani nude? Diciamo che da questa angolazione non è un gran bel vedere. Oddio, spuntano fantasmi. Qua che abbiamo? Piselli di pietra? Figlio. No, allora forse ci stiamo capendo un pochino male, Demon Souls. Va bene che storicamente sei un gioco difficile. Sei punitivo, quello che vuoi, quello che vuoi. Però shottare in quella maniera è proprio da figli di puttana senza appello, eh. Cioè, non. Brutta roba. Ma va bene così. Va benissimo lo stesso. Io vorrei controllare un attimo la tendenza. Ci pietra. Vabbè, dai. Ma è giusta, giusta alla fine. Diremo che ti riammazzo, facciamo finta che ti riammazzo. Magari non mi da pigliare sempre a colpi di frustello lì. Lui si accarezza la panza. È contento. E va bene di qua allora. Ma vorrei capire, questo figlioccio Androcchia da dove è spuntato prima? Che mi ha tirato esattamente un colpo. Eccolo. Ma diciamo che non ci devi tipo provare più. 218 anime? 218 anime. Ok. Ai. Oh, porca Eva. Va bene. Il ritorno delle funge, delle minchie di pietra. Va bene. Devo dire che questa. Bella, veramente simpatica come location. 10. Io vorrei uccidere questa piccola lucertolina. Perdonami, però dai delle cose interessanti, ovvero scheggia di pietra chiara, grande scheggia di pietra dura. Ok. Là c'è un drop. E di qua. Ah, puttana miseria. Mi fanno cacare sempre addosso, ok. Abbiamo del loot. Grande scheggia. Scheggia di pietra chiara. Ok. Realmente. Ok. Questa cos'è? Scheggia di pietra grigia. L'ho mai detto che questo gioco è una merda? Ho mai effettivamente detto che questo gioco è una merda? Se non l'ho detto, lo dico ora. Questo gioco è una merda, semplicemente. Le cadute di Demon Souls sono veramente strane. Hanno questa. Hanno delle collisioni un po' particolari, va bene.
Non meritatissima come morte. Però va bene, la prendiamo, è parte del gioco, sti cazzi. Ma va bene così. Allora, direi si continua da questo lato. Sempre ride, contento, felice. Ok. Ci provare più. Sei in una posizione scomoda per combattere, lo sai, vero? Oh merda. Ok. Erba piena. Va bene. Io tornerei là. Facendo attenzione all'ottavo nano qua. Ti vedo, eh. Che ci provi. No! Bastardo. Ok. Ottavo nano andato. Ora di nuovo le minchiette di pietra. Ah, lui è già felice di stare al mondo, ok. Eccolo qua. Già spawnato. L'altro? Eccolo. Quante parte questo backstep, ma senza avere effettivamente il comando. Io non ce la faccio più di giocare a questo gioco. È da 36 minuti che sto giocando. Già mi ha rotto il culo, veramente. Già mi è caduto sui coglioni, onestamente. Oh, vabbè. Fai come dici. Eh sì, perché un colpo lui rimbalza nell'angolino, un colpo rimbalza e finisce di sotto. Cioè, vabbè. Ma che cazzo dobbiamo fare? Allora, che stronzata le collisioni di questo minchia di gioco. E allora, erba piena. Non volendo sto farmando anime praticamente. Vabbè, comodo. Almeno. Che fa? Grazie. Ma io qua non ho visto se. Koshi. I tags però sono un pochino sfottuti. No, 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 no. Questo si toglie, questo si toglie. Ci ho fatto caso ora, vabbè. Dove che metto Souls like? No, due coglioni. Allora, video. Ok. E qui mettiamo Demon's Souls. Eccolo qua. Va bene. Ok, no, solo questo. C'era stato un momento un po' peculiar, ma che li ha cambiati? Ma manco per il cazzo. Manco per la mincia. Ah no, perché era rimasto quello. Vabbè, questo è giusto, giusto, giusto. Fine. Ok, va bene. Allora, al solito, la ciola di pietra che ha droppato. Schegge di pietra grigia. L'altra ciola. Ora magari, no? Gentilmente. Per gentil cortesia. Ci possiamo lanciare in maniera, ok, quasi corretta. Allora, io non so se fare. Ok, così, calma, non calma, moltissima calma, va bene, visto che questa maniera, piano piano. Pezzo di pietra grigia. Questo cos'è? Madonne, madonne. L'oggetto supera la capacità di trasporto perché penso sia. Mi viene il dubbio. Ma queste inviamole al deposito che non serve tenerle nell'inventario. Penso sia la grande ascia. Boh, vediamo. Ah, l'ascia grande, vabbè. Al contrario. Va bene così. Allora. Aia, stezzone del cazzo. Ehi! Ora arriviamo da te. Sche... Porca mignotta. Scheggia di pietra grigia. Amico mio, dove cazzo sta? Ah, qua. Pff.
Non sei matto come gli altri, vero? Beh, che bei compagni di viaggio siamo. Piacere di conoscerti. Chiamami Peces. Peces. Oh, vedi quel tesoro laggiù? Prego, è tutto tuo. Dimmi un po'. Per dimostrarti che sono tuo amico. Ma il regalo... Piacere di conoscerti. Quegli imbecilli affamati di anime ti fanno impazzire. Cazzo, infatti. Cioè, che persone di merda. Ma dimmi un po', il regalo è quello o quello? Fammi capire, perché io vedo... Boh, mi fido del tuo regalo, Mi piace. Non è la tua giornata. Tra l'altro ho skippato il dialogo. Non è la mia giornata. Sei un... Il tesoro è tutto tuo. Un grandissimo stronzo. Madonna, questi hanno una vita buona che non... Fortuna. Oh, signore. Questi hanno una vita che non si può spiegare. Niente, dobbiamo stare qua a tribolare, a prendere a pedate sul pisello posteriore. Questa salamandra di fuoco qua. Ecco qua, non dovevo cadere, però sono caduto. Facciamo così a sto punto. Ok. No, più che altro stavo pensando, nel momento in cui la batto... Ok, via! Perché esplode? Boom! 1660 anime, wow! Ok! Cioè, che poi wow! In questo momento non ci faccio nemmeno un livello con quasi 5000 anime. Quindi che cazzo dovrei fare? Una pagliacciata! Oh madonna, basta. Ai ai ai. Però vabbè. Questi si combattono con grandissima pazienza. A che cosa stai facendo? Fammi capire. Grande. Ok. Grande pazienza ci vuole. Vai. Ok. No, non fa cose strane. Che cosa fa? Oh, porca puttana. Stai calmo, E saltella. Ai. Tie. 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 Madonna mia. Resistenti. Ma domanda, no? Io che ho trovato l'ascia grande. Cazzo. Questo esplode pure? Boom! Va, più piccola come esplosione. L'ascia grande... 26 a forza. Sta minchia. Non si può... Non si può usare. Però la clava tendenzialmente contro di loro, che sono testuggini, quindi hanno questa forma di armatura, dovrebbe essere più... performante, teoria. Poi nella pratica tutto è possibile. Allora, risalendo da questa zona di merda, ha droppato scheggia di pietra drago. E sempre gli schifi ci stanno. Vabbè, questi piccoli dovrebbero essere relativamente cessi, insomma. Facciamolo per la scienza. La posso usare? Sì. Teoricamente, no? Ma manco per sbaglio. Mi ha riso in faccia. Però quella grande... Ma oddio. Allora. Hanno questa forma di rinculo. Quindi lo soffrono più che contundente. Però a livello di danno... Gne, devo dire. Insomma. E tra l'altro sfrutta una stamina troppo alta. No, non si può fare questa cosa. Di nuovo di falcione e via. Certo, 20 di danno è proprio una disgrazia. Ah no, perché era... Ok. No, è meglio il falcione. Tutta la vita. Scheggia, ok. Altri stronzi. Ok.
Telecamera magari, grazie. Telecamera nel mezzo, grazie. Ok. Oddio. Figlio dell'Androcchia. Ascoltami, non famo scherzi. E che ora è messo in una posizione no di merda di più. Salta qua. Salta qua. Qua. Devi saltare qui. Qua. Qua. No, mi ha incastrato lì dentro. Non ho parole, volevo fare un'altra roba. Ok, ok, perfetto, va bene. Non può attaccarmi da dietro, giusto? Sto cazzo, invece sì. E girati con molta calma. No! L'altro lato! Non di qua! Va bene. Ok. Perfetto. E scoppia! Bruce! Ok. Questo cos'è? Ah, un'altra! Madonna mia! Com'è morto sto povero disgraziato? Boh, gli è preso... Ha avuto un attimo di... Ha avuto un mancamento, no? Non si è capito. Altre schegge, ancora! Ma che è? Tutto schegge di pietra drago, va bene. Allora, risalendo... No, si va da nessuna parte. Direi che devo scendere. Andando ad esclusione, sì. Quindi sì. Mamma mia, che schifo. Ok, questi vanno un pochino più cagare. Combattibili, ecco. Almeno questo. Oh, merda! No, 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 no. No, 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 non vedo, non vedo, non vedo, non vedo. Ok, calma, calma, panico. Non ci si deve impanicare. Direi che, mentre che possiamo, sfruttiamo la magia. Ok. Chi è? Dritto in bocca. E poi, vabbè, schegge di pietra grigia. Schegge di pietra grigia. Che abbiamo qua. E questo come cazzo si prende? Oh, chi è? Ah, saltando. Che è sto suono? Ecco cos'è questo suono. Porca merda, porca merda. Porca merda. Voglio prendere quella roba, però. Da dove ci si... Non è che mi devo lanciare. No, che non mi devo lanciare, va bene. Va bene, va bene, va bene, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ora nel frattempo mi seguono. Molto calmi. Allora, di qua, in teoria. Quello che poi devo fare è... Qua sotto. Intanto prendo questo. Ho detto intanto prendo questo. Ok. E poi... Qui... Qui, qui! Va bene, facciamo... Parla? Cioè, ma ti pare che l'avevo visto che c'era quel disperato seduto? Che mi dici? Ho tanta merce, quindi portami tante anime. Stiamo calmi perché nel frattempo qua mi sa che... Ok. Straccione. Ci sono io. Che cosa vendi sempre? Robe nuove? Cacate. Va bene. Tu via. Madonna mia. E muori. Ok. Però lo volevo prendere quel coso. Intanto questi si liberano. Minchia, che posizione. Io ho le magie, giusto? Ok. E torniamo su. Ma io posso andarci? E che cazzo che scivola. Allora, calma. Ritornando qua. Sono confuso. Ah, intanto il nostro amico Fritz qua. Del regalino. Che hai da dire? Stronzo. Tu
Sei uno che fa sul serio, eh? Non temere, il tesoro è tutto tuo. Ascolta, Aldobaio, evita. Eccolo qui. Bachi Elefante? Così si chiamano? Su, prendilo, prendilo. Ma che sorriso a 79 denti. Anello della resistenza al fuoco. Chissà che cosa farà l'anello della resistenza al fuoco. Allora, io scendo in maniera poco e scendo di qua. Lo voglio. Ok, grazie. Cos'è? Tutto sto bordello per scudo santo scuro più 2. Scudo santo scuro più 2. Quanti nomi nello stesso nome? Vabbè, è facile da maneggiare alla fine, vabbè, ma non è nulla di... Non ha nessun tipo di particolarità, ok. Vabbè, si mantiene il nostro. Qui. Arca puttana, ogni volta all'improvviso. E lo sapevo. No, ma lo vedi quanto è figlio di merda? Ok. Scheggia di pietra grigia. Nemici? Anima di soldato antico. Porca Eva. Ok. Qua nel frattempo. Ok, tutto ok. Nebbia. Aia. Una miniera. Ok. Anima di soldato antico. Una miniera. Come direbbe Gimli. Un bivio. Cosa abbiamo qua? Salve. Com'è? Come andiamo? Comoda come posizione, beh. Come cazzo ci sei finito? Io direi... molta calma. Facciamo fuori e poniamo fine anche alle tue sofferenze a questo punto. Vedendo come sei combinato qua. Molta calma, molta... Non abbiamo, abbiamo tutto il tempo. Abbiamo... Calma, calma, dimenati quanto vuoi. Non ti puoi muovere. Guardate sto povero stronzo. Come combinato. Cioè, ma si sta muovendo? Porca puttana, si è liberato. Ho fatto una stronzata. Porca merda. E... un colpetto? Ok, un colpetto e via. Un colpetto e via. Un colpetto... Due colpetti e via. Colpo e via. Colpo e via. Non vedo un cazzo dietro. Colpo e via. Merda. Ok, linguetta. Colpo, via. Hai rotto tre quarti. Ehi. Ok. Ah, no, mi sono fermato. Ok. Via, via, via. Esplode. Boom. Va bene. Delusso. Allora, grani di Baco. No, aspetta. Questo lo devo osservare. Aumenta temporaneamente la resistenza al fuoco. Corazza di Baco di elefante in polvere. Garantisce una resistenza supplementare temporanea al fuoco. Fin dall'antichità i minatori usano questo rimedio. Che cazzo è? Una guscio un po' così. Vabbè. Qua abbiamo una lucina. Un altro di questi stronzi. Non è possibile. Sta zona è piena. Porca mignotta. E va bene. Alla fine sono anime gratuite. Quindi sti cazzi. Non è che sono. Metto qua e comincio a picchiarlo fino alla fine. Ok. Tanto non mi puoi colpire. In base a come sei messo sei disperato completamente. Vediamo. Non ce la fai. Non ce la fai. Non riesci. Puoi provare quanto vuoi. Ok.
1, 2, 3, 4. E nuovo 1, 2, 3, 4. E ora l'ultimo e poi scoppia. Via, via. Merda. Ok. Minchia, comunque 1660 anime. Beh, non ci sputo. Scheggia, ok. Pezzo di pietra chiara. Sempre più nelle profondità. Minchia. La lucertolina, no. No, oddio, questo paradossalmente è più pericoloso di quello grande. Perché ha molta più mobilità. E infatti, che cazzo. Meno vita, ma più mobilità. Aia, ho paura quando salta. Cazzo, saltello. Ok. Doppio saltello, quanto è atletico. Ora hai rotto la minchia però, eh. Beh, continua a caricare testate contro la parete. Ora esplode. Beh, un'esplosione più contenuta la sua. Pietra degli occhi effimeri. E sempre scheggia di pietra drago. Ok. Allora, mi sono perso, cazzo. Esamineresti, ma direi di tipo no qua fuori, tipo no. Tipo torniamo dentro. Ok, questo lato. C'è un povero disgraziato. Ma si sta muovendo? Com'è? Oh cazzo. Gli parte il ragdoll. Vabbè. Allora, cos'è, una cozza di Messina questa? Cos'è questa? Una cozza. Allora, con calma. Che abbiamo qui? Augite della guida. Qui è facile che ci si perde, quindi possono essere utili. Quello non so come prenderlo, perché se scendo finisco davvero prima. Labirinto di merda. Tu esplodi, beh. Tu esplodi, non mi fido. Via! Ma te pare che... Mi ha distrutto, figlio di... Porca merda. Va bene così. Allora, cazzo, andando ad esclusione, onestamente... Andando ad esclusione... Qui non ci sono andato. Spero. No, troppo non ci sono andato qua. No, 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 ok, quella! Merda. Mi devo buttare. Che è sto suono? Che cos'è? Ma mi devo tirare giù. Cazzo. Aia. Va bene. Oh cazzo. No. Merda. Ok, pericolosissimi questi se cominciano ad attaccare in gruppo. Cosa che non deve succedere. Ok. E qui? La scala? L'escaleta? Ok, abbiamo un drop. Anima di eroe sconosciuto. Questo è comodo, sempre comodo. E di qua, salendo, anche se io devo andare sotto. Qua c'è roba da prendere, sì. Non cadere. Ok. Anima di risconosciuto. Un'altra scala. Però è per risalire. Mi convince poco. No, devo scendere. Io devo scendere. Di qua, ok. E quella scala che andava salendo, dove cazzo porta? Scendiamo e risaliamo su quella. Per la scienza. Cerchiamo di capire. Allora,
Mo' noi saliamo di qua. Molta calma. Si sale di qua. Ok. Brutto tattico e via di qua. Che cosa c'è qui? Una minchia. Ok. Buono, è valsa la pena, dai. Siamo rimasti con una minchia in mano, va bene. Scendiamo velocemente. Ho detto scendiamo. Ah, velocemente, questa è la veloci... questo è il suo velocemente. Ho capito. Lanciamoci così, allora. Abbreviamo le tempistiche. E si va di qua. Oh, porca puttana, no. Oh, porca puttana, ho capito. Merda! No, molto calmi stiamo. Stiamo molto calmi. Non lo posso prendere perché è troppo. Devo buttare qualcosa. Cioè, buttare, mandare al deposito, non buttare. Non si butta via niente. Ok. Ancora non lo posso prendere. Hai rotto il cazzo comunque. Scusami. Vabbè, mandiamo le armi che ho preso al deposito. Tanto queste qui non le posso usare, ok. Ora puoi? Mani di Dio! Cioè, non so se si è capito, con queste a calci in culo a tutti. Voglio dire, performanti. Proprio sono le mani di Dio, letteralmente. Va bene. Allora. E qui si piange adesso. Qui si piange, qui si urla, qui si piange. Qui si piange perché questo. Madonna mia, no. Intanto vorrei prendere sta roba qui dietro. Ok. Allora, il piano. Qual è il piano? Il piano è che mi sto cacando addosso. Perché questo boss è discretamente bastardo. Io direi velo d'acqua perché protegge dal fuoco, effettivamente. E si prova ad andare con le frecce dell'anima. Sti cazzi, via. Eccolo. Pronto a farmi rompere le corna. Merda. No, via, via, via. Aspetta, molta calma. Allora, il fiammeggiante è un boss bastardo se arriva a colpire. Ok. Penso possa shottarmi addirittura. Ok. Ah, se salti in quella maniera mi fai un gran piacere. Ok. No, lui, il lock, per favore, grazie. Via. Ok. Sto per finire il mana. Finire il mana vuol dire più o meno essere quasi fottuti. Che cos'era questa? Questo momento di. Eh? Va bene. No, non saltare in quel modo. Madonna mia. Va bene. No, non missare. Devo andare di falcione. Ma quando attacco? Ora. Ok. No, questo attacco de merda. Eva. No! No, Per favore. Ok, calma.
Continua a saltare che mi fai un gran piacere. Ok. Bene. A parte che non si vede un cazzo per la saturazione. Oh madonna santa. Oddio. Ancora. Ne hai ancora. No, ho fatto una cazzata. Avido, avido. No, questa è una stronzata. Questa è una puttanata. Questa è una puttanata. Questa è una grandissima puttanata. Gli sono finito sotto, non mi sono potuto più muovere e di conseguenza sono morto. Cioè, questa è proprio una... Oddio santissimo. Va bene. Ma la cosa più brutta non è magari il boss in sé. Che bastardo, giusto? Che bastardo. Tira due colpi, uccide. E la strada per arrivare al boss, che come sempre è una merda. È una merda. È fastidiosa, è pesante, è brutta, difficile, bastarda, buia. Tutto quello che può essere più negativo. E va bene. Qua. Al solito. Se tu non rompi il cazzo, guarda. Scheggia di pietra grigia. Tutta fuori. Ok. Ora il trucchetto è cercare di riscendere come prima, evitando magari di arrivare a perdere quelle 13.000 anime. Cioè sarebbe... sarebbe comodo riuscire a mantenerle. Ah, qua intanto non ci ero andato, mi sa. No, ok. Però il mio piano è rifare comunque la stessa strada di prima, in modo tale da averla ancora fresca nella testa, nella mente. Fresca nella mente, fresca nella mente. Cazzo di serpente. Volevo fare la rima, però è venuta. Questi li uccidiamo. Questo via. E si prosegue di qua. Il solito si stronzica. Merda, ma sai che ho sbagliato strada? Sai che ho sbagliato strada? Mi sa che ho cannato la strada. Sì, perché realmente dovevo andare di là, salendo di qua. Quella, ok. Quindi andiamo. No, 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 non ci provare, sai? Di nuovo non me la collo. Ok. Ma questi non li ho presi prima. Scheggia. Scheggia, grande scheggia. Ok. Ora il problema sarà tornare là. Più che altro perché... Non ho capito, però va bene. Va bene così. Diciamo... Più che altro perché una merdaccia la strada. Dove sono? Perché sono qua? Ma posso cambiare sempre strada? Ma sarà mai possibile che... Oh merda, due Black Phantoms. Lock. Ok, non è che sia tanto performante. Vabbè, se fai così, se la mettiamo così, possiamo anche continuare per me. Ok. Vabbè, uno è andato, l'altro si può gestire. Ma che cazzo mi stai dicendo comunque? Non vedo una minchia io. Ah, la telecamera di questi cavolo di giochi è sempre meravigliosa per un motivo o per l'altro. Ok, raccogli. Va bene. Ma in tutto questo perché sono qua? Che non ho capito.
Dai. Dio, quanti sono? Una, almeno una, almeno una. Almeno tu. Ma non riesco a colpirti, non riesco a colpirti. Ok. Boh. Va bene. E ora mi dispero, perché tornare là è un dramma, è una disgrazia. È una disgrazia. È una disgrazia. Vabbè. Vediamo se ci si riesce. Ma io penso sempre, tornando qua, e no, la cado. Giriamo di qua. Poi si gira di qua. Sì. E via. Ok, di nuovo qua. Boh. Scendo ancora. Ah, sì, ok, devo scendere. Quella. Ehi. 1, 2, 3, 4, carica. 1, 2. Cazzo, mancata. Ok. Vabbè, droppano solo questo alla fine, quindi va bene. Poi. La strada, ripeto, ma su Demon's Souls è sempre così. Non sono tanti boss, tolto qualcuno che magari è particolarmente più rompicazzo rispetto alla media. Però è quel gioco dove la strada, che onestamente, te la mette in quel posto, cioè, devastante. Purtroppo. Fa uscire pazzi. Ora la stronzata che di nuovo deve combattere l'amico qua. Ok. Sanguinamento inflitto. Questo bel 2 di danno alla volta, non me ne privo. Ok. Esplode. Boom. E possiamo andare. Scheggia. Oh, che cazzo, che palle. Che palle che siete. Ce la faremo, ce la faremo. La cosa che noto è, ma poca stamina, giustamente, cioè non è una roba, quella stamina lì non è sostenibile, comunque. È che purtroppo con questa idea di dover investire i punti in forza così dall'inizio mi stanno un po' frenando sulle altre statistiche, ho capito. E questo purtroppo, mi sembra di dover tornare qua, ci si andava da qua, giusto? Sì, mi ricordo, era lungo. Ok. Era un corridoio bello lungo. Teoricamente ora devo riscendere. Spero sia la volta buona, perché onestamente fare sta strada ogni volta è una tragedia. Cioè, veramente è drammatica come cosa. Allora, io ho un'idea che non so se può funzionare.
Ovvero quella là di... Ah, io intanto voglio capire una cosa, ma se io vado a mettere, no? Non ne vale la pena. No, però lo sto vedendo. Non ne vale la pena, perché a livello di difesa non... No. Provvidenza cosa faceva? Ah, la scoperta. No, mettiamo. Calma. Resistenza al fuoco, vedere come aumenta. Dov'è? 132, ok. Poi... Ah, intanto mi devo mettere... Questo lo togliamo, questo lo mettiamo in un ordine diverso. L'energia più velocemente. Dio male non è. Poi questo. Dov'è il... Mi stai dicendo che non ho... Wow, che bello. Non ho i... Come cavolo si chiamano? Quelli per aumentare gli utilizzi degli incantesimi. Che stronzata, vabbè. Andiamo di nuovo. Le anime intanto. Metto le anime intanto. Ok. E via. Non te temo. Non è vero, ti temo tantissimo. Ok. Concentrato. Cazzo. Porca Eva. Mi devo curare? Ok, è andata bene. Duri sti gnocchetti. No, la colonna. Dove che cazzo sta facendo? Brutta, 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 brutta. Panico. Calma. Calma. Non lì. Ma dove cazzo sta? Non ho parole. Ma che è? Mi ha sbollentato il culo. Ecco, ho finito. Merda, gli utilizzi. No, non esageriamo. Non bisogna essere abili. Non bisogna essere abili, assolutamente. E l'ho detto ora, cazzo, però. Non... Che ogni volta che giro l'angolo mi vado a bloccare con qualcosa. Ok. Io per farla safe e a questi momenti di difficoltà. Ok, vieni qua. E se infatti sfruttassi la colonna? Ghiaccio. Questo però non è sfruttare proprio la colonna. Ok. No. Cura. Grande. Là. Non vedo, non vedo, non vedo, non vedo, non vedo. Terribile, terribile. Panico, mi sono impanicato. Ok, ora. Madonna, è più aggressivo. Madonna mia. Brutta. È molto più aggressivo. Merda. Mi devo curare. Non riesco a curarmi. Madonna, non riesco a curarmi. Non mi fa respirare? No, no, mi ha shottato! Mi ha shottato! Non ho parole. Non ho parole, non ho parole, porca Eva! Va bene. Va bene così. Allora. Che boss del cazzo. Che
Che boss del cazzo, che strada del cazzo, oltre che boss del cazzo. Veramente. Guarda qui la... Mi sto incazzando e quindi sto facendo un pugno di cazzate una dopo l'altra. Bene. Calma. Calma. Allora, intanto io direi riscendiamo con questa, perché teoricamente mi porta direttamente là sotto. Mi sta facendo girare un po' il culo. Allora io direi a questo punto di provare prima di spada, di falcione, e poi nella seconda parte, quando è più aggressivo, in modo da tenermi lontano, più che altro, andare con sto cazzo, ma Italo! Che cazzo! Andare con il bastone dopo. Mi sta facendo girare i coglioni, non poco. Va bene così. Allora, con calma. Dove sono? Boh! Devo tornare là. Ok. Torniamo là. Con calma. Perdere la calma qui diventa letale. Cioè... è bestiale, veramente. Calma. Che cazzo sei tu, via? Allora. Di nuovo sotto, va bene. Madonna, le strade ogni volta che uno deve andare a fare sono assurde. Assurde. Ah, quanto mi sto incazzando. Vabbè, qua la minchia mi metto pure. Va bene. Mi levi dai coglioni, grazie. Grazie. Dammi tutto e via. Scendiamo. Ok. Oh, le incazzature. Va bene. Ma d'altronde le incazzature non sono belle? Non sono quelle che fanno il content alla fine? Ma che cazzo. Ok. Quindi. Ah, non sarebbe nemmeno il boss in sé? Non è nemmeno il boss in sé che mi sta sul cazzo. È la strada che ogni volta si deve fare, che ogni volta che in questo gioco si... che cazzo sto dicendo? Ogni volta che in questo gioco si muore, è assurdo. Bene. Calma. Bene. Credo sia la zona peggiore del gioco. La più... insieme alla torre di Latria. La più di merda. La più di merda. La più infame, la più tosta, la più noiosa, la più scassapalle. Tutto, tutto unito, tutto, tutto in una volta. Tra l'altro continuo a dover stare attento con l'arma, perché non è messa benissimo a livello di resistenza. Però io dovrei avere una cote, no? Ok. Magari non le inviamo al deposito, che facciamo... che facciamo proprio il jackpot in questa maniera. Ok. Allora. Quasi quasi. No, ma è una stronzata. Non devo diventare umano. Non mi devo far tentare dall'avere più vita. Faccio una stronzata clamorosa se lo faccio. Devo... così. Si combatte così quel pezzo di merda. Soffrendo, ma si combatte così. Ai ai ai. Minchia, Demon Souls.
io penso il più infame tra tutti i Souls. Il più infame. Il bastardo. Vabbè. Esplori. E ok. Mo. Ora, la strada. Era a sinistra, giusto? Sì. Di qua, ok. Allora, preparazione mentale, prima di tutto, e psicofisica. Tattica. Prima si va con il falcione, perché poi nella seconda fase diventa più aggressivo. Mi devo tenere a distanza e vado con il bastone, quel punto, con le magie. E... porca Eva. Via, 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 via. No, 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 via, via, via. Ok. E di nuovo qua. Allora. Ma io ho altre... Non ho un cazzo oltre. No, però... La posso mettere la sostanza? Il cazzo la posso mettere, va bene. Niente, velo d'acqua, falcione e si prega. Ah, devo riprendere le anime, vero? Stai calmo, stai calmo, stai calmo, stai molto calmo. Porca Eva. Vieni, allora, vieni. Attacca. Madonna mia. Ok, colpetto, via, colpetto. Anche due. Pazzesco, pazzesco, un colpo. Un... cazzo! Di colpo! Sì, che ti fa scendere direttamente qui al boss. C'è una strada alternativa? Comunque, grazie per esserci. Strada alternativa? Sì, livello, strada alternativa che ti fa scendere direttamente. Ma è tipo... perché a destra... A destra effettivamente c'è lo spot dove teoricamente ci si lancia, ci si butta. Però non so se intendi questo. Puttana Eva. Minchia i danni però, è una roba. È una roba assurda. Cioè veramente. Ma che cazzo. No, lo lisciamo. Va bene. Vabbè. Allora. Via. E via. Allora, la strada alternativa io credo sia quindi da questo lato. Perché io ricordo effettivamente a tempi andati quando andavo dal fiammeggiante c'era quest'altro modo. Il problema è che mi ricordo anche che minchia veramente. Il problema è che mi ricordo anche come? Sti cazzi, fermo. Stai calmo, ok. Che scendere era un po' una smandrappata. E questa? Dovrebbe essere questa, beh. Cioè tipo scendendo, lanciandomi per i vari punti, i vari spot. Questa. Allora, teoricamente... Di che io ricordo si parte da qui... Il problema di questo gioco sono le collisioni. Perché se si potesse scendere in un modo un pochino... Ah, qui è uno. È ok. E qua. Di lusso. Poi un attimino. Devo capire. Allora io là sotto... vedo. Domanda. Domanda. Se io mi butto, non dovrei lasciarci le penne, no? Qua. Ok, cazzo. Ci sia un salto intermedio che nel dubbio non sono arrivato a fare. E direttamente sono finito con il culo per terra. Salutiamo le 20.000 anime nel frattempo. Un saluto alle 20.000 anime in tutto questo. Meraviglia. No, ma infatti era di quello... L'ho visto, c'era quello spazietto per fare quel salto intermedio. Però mi sa che l'ho proprio cannato.
proprio perché dicevo che questo gioco ha questo modo particolare, queste hitboxes un po' strane nei salti. E quindi ho fatto un po' la figura del pifferaio, va bene, giusto così. Stai calmo. Porca merda, 20.000 anime, sono come un mazzo. 20.000. Vabbè, ormai sti cazzo, cioè, tanto. Le 20.000 sono andate, quindi voglio dire. Allora, il salto, il primo è questo. E qui ci siamo. Poi. Ah, aspetta che recupero le 160 anime, giusto. Bello. No, allora, giusto, quello là sotto è troppo lungo, è vero, però... Io intendevo questo qui, teoricamente. Se non scivolasse come sul burro. Questo tipo. Ok, qua. C'è, porca mignotta, l'ho cannato prima ed era questo. Porca Eva. Va bene. Poi. Piano piano. Leggiadri. Niente. È sempre così. Cioè, così. Lui scivola sempre più avanti rispetto... Anello del monatto? Io non me lo ricordo l'anello del monatto. Ah, ok. Aumenta la resistenza alla pestilenza. Bah. Pestilenza. Ho questo troppo? Mi sa che si prendeva... Vabbè, sti cazzi. Ok, quindi scendo ancora. Nella teoria. Nella pratica, penso anche. Allora. Anche qua. Io vedo. Oppure, no. Questo mi sembra... No, questo è eccessivo. Questo è too much. Rimbalza contro le pareti. Quindi io devo fare sta roba! Ok. Tattico. E adesso... Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ah, di qua, ok. E là. Dovrei esserci più o meno. Ma quanto cazzo sto scendendo? Ma si scendeva così tanto? Oddio, ma è là sotto forse, beh. Perché vedo i cosi in pietra, quindi se scendo... Non così magari. Niente, non è possibile. Oh! Ah, che esperienza, Demon Souls. Che esperienza. Il burro, sulle piattaforme, loro passano il burro prima di scendere. Porca Eva, comunque. Sofferenza. Niente, sto tiltando. Sto pure tiltando adesso. Il culo mi sta girando. Ok. Nella teoria ci sono, nella pratica non ci sono però. Allora andiamo e basta. Perché oddio. A buttare vita e... A buttare le cure con sti stronzi non mi sembra nemmeno il caso. Quindi stiamo calmi. Stiamo calmi. Uno. E qui ci siamo. Poi... due. Trial and error. Si sbaglia, rifai. Risbagli, rifai. Fino a quando non padroneggi tutto. Tre. Però è assurda sta cosa. Però va bene. Allora, a sto punto, mentre che ci sono... Oddio, mi sa che... Guarda, la fortuna che ho io. Buccia di banana? Mamma l'ansia. Tutto questo per un'anima di soldato antico. Va bene, grazie Demon Souls, ok. Accetto, con piacere. Qua sotto. Passettino. Piano. Ok. Poi. Di sotto con rotolata avevo fatto. Vabbè, calmo. Stai molto calmo. Forse gliela posso anche evitare la rotolata.
qua ci siamo. E ora qua mi viene un dubbio. No, perché se io provo ad andare qui, col culo che ho, con la fortuna che ho, rimbalzo contro la parete e rifinisco di nuovo sotto. E di qua? Eh sì, eh sì. Eh sì, let's go. E poi? E sono lì. Grande. Grande. Let's go, Ski. Incredibile. Va bene. Grande, ok. Allora. Quindi. Che cosa è stato? Siamo calmi? Ok. Di nuovo, lo stronzo. Allora, stiamo calmi. Ci risiamo. Siamo qui. L'idea iniziale si è fatta fottere completamente, perché era. Pensavo andasse a due fasi, magari una seconda più aggressiva, una prima dove poteva andare di falcione, invece mi ha completamente scassato. Quindi io direi riandiamo di magia, full, completamente. Eh sì, perché non. Onestamente. Ha rotto un po' le palle. Poi io ricordo. E che cazzo comunque. Non si smentisce mai il fiammeggiante. Oh merda. Niente. Posso? Ma lui qua ci arriva? Oh cazzo. Merda, mi sa che ci arriva benissimo. Troppo bene anche. Va bene. Andiamo di. Magia, andiamo! Ok. Bene, fino a quando saltelli in quel modo sei un idolo. Olla. Cule. Olla. Vai indietro, ok, bravo. Fino a quando saltelli là dietro sei meraviglioso. Dai, porca miseria, sopra. Ulla. No! Brutta quella. Vorrei dire una cazzata, ma mi sembra più aggressivo qua. Ok. Ecco, ora la parte che mi terrorizza maggiormente, cioè. Ok, due. E via. Ok. Va bene. Va bene. Dai! Che fai? Ok. Va bene. Perché mi danneggia anche solo colpendolo? Che stronzata. Ho fatto una cazzata forse? Sì, enorme. No. Ora è finita. Cioè, non è finita, però stava per finire. Ora. Niente, ora. Cazzo, ma da qui in poi, nel momento in cui comincia. Va bene. La colonna, please. Ora. Ok. Va bene. Calma. Magia. Ok, magia. Boom!
Tiè! Ciapa! Ok. Devo dire, succandolano un poco, però 22.000 anime, praticamente ho recuperato quelle che ho perse prima. Praticamente quelle, va bene così. E allora, anime demone rovente, ok. Demone fiammeggiante, irradia un potere enorme. Quando utilizzata, vabbè, lì ci siamo effettivamente, sì. Al Nexus Sus ora, dopo aver fatto questa, essere riuscito in questa disperata situazione, direi le anime si usano. Soldato antico, queste le usiamo tutte e due. Soldato famoso e via. Allora, io non ricordo onestamente i requisiti in forza della spaccaossa. Anima della mente, chiave della vita. E non voglio fare cazzate a livello di statistiche comunque. Dal suo involucro partita. Magia. Che la sia concessa così che il mondo sia curato. Intelligenza. Che il mondo sia curato. Io farei due punti a forza. La resistenza è bassa. E se io penso di voler usare anche la spacca ossa, devo pensare di aumentare, cominciare ad aumentare pure la resistenza effettivamente. Cioè devo fare le cose con una certa attenzione. Allora, ripariamo tutto. Ok. È vivo, Dio. Relativamente vivo posso tornare, amico mio. Adesso. Ci si butta giù. Ok. Questa è una delle poche morti che posso accettare, perché è praticamente necessario, obbligatorio. Questo sì. Come siamo a tendenza? Bene, bene. Ci sono, mi sa, anche per la spacca ossa, effettivamente. Quindi ok, va bene. Allora, adesso tornando su, riprendiamo un attimino la roba e direi di continuare lì e terminare il mondo a questo punto. Perché adesso... c'è un'altra... una roba... poco gradevole, ecco. Se già il fiammeggiante non fosse stato un problema. Arcipietra del demone fiammeggiante. In tempi antichi un demone di fuoco venne rinchiuso in un tempio sotterraneo pieno di ossa di drago. Più in profondità giace uno scheletro di drago ancora più grande. Ok, vabbè. Ci siamo. Ora, la logica del dio drago, di questo boss meraviglioso, devo dire, proprio stupendo, è quella di... Allora, intanto ci dobbiamo arrivare. Con la magia, teoricamente, posso distruggerlo. Agevolmente. Si spera. Dio drago, eccolo qua. Ci rivediamo, stronzone. Ti ricordi di me? Mi hai shottato da inizio gioco. Com'è? Boom. Pugno tattico. Adesso. Andando alla seguente maniera, facciamo i furbi. Questa maniera qua. Tanto vabbè, facciamolo. Evitiamo di farlo incazzare ad ogni modo. Star sicuri è meglio. Ok. Non si è fatta per intero. Porca merda. Pensavo di averla distrutta per intero. Ok. Ora sì.
Via! Oh! Non mi vedi, vero? Non mi vedi. Vai qua. Boh. Ok. Dai. Via! Oh merda! Co? No, vabbè, ma che cazzo! Che meraviglia, che meraviglia il dio drago! Che meraviglia il dio drago! Che bel boss! Che bel boss! Quanto è ben strutturato! Quanto è ben strutturato! Va bene. Onestamente, tra lui e il drago antico di Dark Souls 2 non so chi non sopporto maggiormente. Ma penso il drago antico, perché lui almeno questo, vabbè. Certo. Si riesce agilmente. Il drago antico rimane una cacatina. Ok. Posso? Dimmi che sono morto e mi incazzo. No, ok. No, la mira, la mira, la mira, la mira, la mira. Amico mio, la mira, amico. Ok. Ancora no. Vabbè, aspettiamo che non guarda, considerando la situazione. Cioè, comunque ci stava riprovando lo stronzetto. Erba nuova, queste sono veramente ottime. E via con la prima! Yeah. Sull'avambraccio, così. Avambraccio. Via. Ok. Bobo. Ok. Adesso di sotto. Adesso. Ci mettiamo qua. Facciamo la stessa identica cosa. Ancora! Ora! Merda! Ok, mamma mia, meno male. Ah! Alito pesante. Via di qua. Ora qua direi di aspettare fino a quando effettivamente pure facciamo la cazzata. E non so se fare la roba, se passare tipo così. No, pensavo, facciamo così. Yeah. Ok, aspettiamo. Va bene. Da. Com'è? Come andiamo? Via. Niente. Troppo stupidi per farlo. Per lanciare magie. Yeah! Dai. Oddio, ancora.
Mamma mia. E direi proviamo ad andare. Ok. Calma, calma, calma. Non è che mi vede così, eh. Non capisco se sta guardando, se non sta guardando. Non si capisce. Ora. Ok. No. No, no, mamma mia. E penso sia l'ultima questa, eh. No. Uff. Tredun, tredun. Ok. Vai. Oh madonna, troppo stupido. Ancora lo devo colpire. Non ci sono. Non ci sono. Non esisto. Non esisto. Stavo scherzando. Madonna che stronzata che stavo facendo. Non voglio toccare. Non voglio toccare. Voglio cambiare. Ok. E vabbè, facciamola. Facciamola safe. Facciamola safe. Ok. Ora teoricamente. Allora, lo faccio guardare fino. Merda, no. Vabbè, aspettiamo. Calma, calma. Calma, che farmi ancora il drago antico, onestamente, mi fa girare un po' le palle. Ok. Via. Vai. Madonna mia. Sali. Tira sta cosa. Dovremmo esserci, sì. Ok. Let's go. Allora, gli devo. Ok, ancora gli ultimi colpetti. Tu non andare via. Stavamo scherzando, stavo scherzando. Era tutto uno scherzo molto simpatico. Ok. Ora. Salve. Com'è? Sai, io nel dubbio, per evitare di farmi uccidere dall'alitata, chissà mai, sarebbe il colmo. Oddio, via, attenzione. Aspetta, facciamoglio. Facciamo l'alitare. Ok. Via. 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 Oh. Demone sconfitto. Ok. Non lo volevo skippare il messaggio, mi sa che era quello legato al alla nebbia che ora è. È superabile. Credo fosse quello. Allora, io prima di fare qualsiasi cosa e livellare, voglio tornare lì perché c'è la spacca ossa. C'è la spacca ossa. Dove sto andando? Di qua, ok. La cripta sotterranea fu creata con il duplice scopo di adorare e rinchiudere il dio drago. Gli antenati degli scavatori lo veneravano e mi hanno mantenuto la cripta in buone condizioni. Ok. Il dio drago. Allora, il piano adesso, oltre che recuperare la spaccossa e cercare di capire se effettivamente è utilizzabile, credo si vada di qua. Sì. E cercare soprattutto di capire come ci si deve muovere. Penso sia qui. Eccola. No, stavo scherzando. Anello del maestro. Ah no, è dall'altro lato. Va bene, è aperto, però è dall'altro lato. Porca miseria, vabbè. Cos'era l'anello del maestro? Quello, forse quello dell'usura? Non ricordo.
Ah no, stavo scherzando. Aumenta i danni col piretti, riduce gli altri. Ok. Quindi teoricamente salendo da questo lato. Di qua. Giusto? Sì. Eccola. Tanto tu, se riesco, ti faccio fuori. Ok. Pezzo di pietraguzza. Eccola qua. Meraviglia. Porca miseria. Vabbè. Queste al solito tutte al deposito. È troppo pesante effettivamente. Eppure le armi, ma sì. Via via. Beh, penso possa bastare. Ok. Spacca ossa del drago. Il momento della verità. 30 forza. 30 forza. Cazzarola. Ok. Sì, tosta. Però la voglio usare effettivamente perché è molto forte. La ricordo molto forte come arma. Magari non la migliore, perché giustamente sembra un'arma pesante, quindi può piacere, può non piacere, ovviamente. Però è innegabile che sia un'arma forte. Quello sì. Pazzesco, gli occhi blu. Vesti l'ufficiale, guanti mago, guanti ufficiale. Ah no, manca. Oddio, mancherebbe realmente solo il cappello. E poi si può fare il discorso legato alla strega. Sì, si può liberare. Però ok, va bene. Questa qui, la spacca ossa, si potenziava con le anime dei demoni in colore? Anime dei demoni in colore, giusto? Che però sono abbastanza rare. Ricordo che sono abbastanza rare. Chiave della vita. 4 punti a forza. E 4 punti a forza sono anche quelli che mi servono. Avete finito? Finito, sì. Posso forgiare. Puoi forgiare. Il solito non puoi. Con le restanti. Con le restanti, sì, prendiamo delle erbette. E via. Prima cosa, mi devo ammazzare. Quindi saliamo. Poi oltre a questo voglio andare a dare l'anima del demone fiammeggiante al fabbro. Sì. No, vabbè, non vado nemmeno a riprendere le anime. 52. Non ci faccio nulla onestamente. Quindi allora, torniamo un attimino a Stormfang. La forgia, sì. Così vado a dare l'anima al fabbro. Ora io non ricordo onestamente come teoricamente le anime di demoni in colore solamente con la tendenza, uccidendo i phantom, quelli là che spuntano con la tendenza nero puro. Mi sembra. Dovrebbe essere, però non ho ricordo così vivido, ecco. Purtroppo. Questa, sì. Vediamo se. Non mi dire che ti serve, sai cosa. Sai che cos'ho. Non ho tempo da perdere. Ma con chi stai parlando? Il grado. Mo' vuoi vedere come sei interessato. Guarda. Oh! Sì,
vita. Eccola. L'anima con essa posso forgiare nuove armi. Portami le anime più potenti che possiedi. Sì. Una scelta santa. Fai bene a riporre la tua fiducia nel grande fabbro Ed. Lui era Ed. Portami un'anima demoniaca. La userò per benedire la tua arma. Ok. E intendeva questo. Anime demoni in colore. Hai 0, richiesta 1. Sì. È tosta. Come arma è tosta. Questo sì, lo ricordo bene. Ok. Dove sono? Perché io volevo tornare in realtà. Mi sono complicato la vita, sì. Perché realmente volevo tornare. Non muoio, vero? Ma non mi sembrava onestamente una caduta da morte. Vabbè che non influisce nulla sta morte, però... Boh, un po' una morte un po' stupidina, però vabbè. Adesso direi che si può continuare per la cripta delle tempeste. Dov'era? No, questa era, no, questa è l'ultimo. Eccola, il percorso rituale, sì. Tostarella anche qua, però ci faremo valere. Allora, cosa abbiamo oltre che morte e disperazione? Ok, resti di anima. Ma ci sto pensando ora, in tutto questo io non ho liberato effettivamente il mercante che all'inizio. Salve, abbiamo la morte in persona. Oddio, sta parte. Bene, ci facciamo mancare niente, va bene. Kunai, io direi si cade in testa, che è la cosa che faccio spesso, e poi via. Ah, madonna, la resistenza mi ha shottato praticamente. Vabbè, scusa. Ok, va benissimo. Va bene. Ti chiedo umilmente perdono. La potevi fare un po' più delicata, però va bene. Ma torniamo di nuovo. Ma qua il problema sono loro più che altro, non tanto... Piano. Che cazzo? Nella cutscene c'era il proiettile. Ok. Il timing, questione di timing. Muori e via tutti. Ok. 3000 anime. Cavolo, vero, questo era un farming importante. 3000 anime per sta roba. Beh, considerando l'ammontare medio, tanta roba. Rieccoti. Com'è? Oh, salve di nuovo. Ehi, non fare l'offeso.
non volevo farti del male, davvero. No. Avanti. Abbiamo cose più serie di cui preoccuparci. Quel pozzo laggiù trabocca di tesori. Ma io ho qualche problemino ad arrivarci. Prego, dai un'occhiata. Ci sono più ricchezze di quante tu abbia mai sognato. Simpatico. Dimmi, hai altro da dire? Cosa aspetti? Dai un'occhiata, poi penseremo a un modo per tirarlo fuori. Tiralo fuori. Vediamo questo, questo. Oh no, vediamo cosa c'è qui sotto. Oh, Ecco. Niente proprio. Non prendertela, Fa con calma. Quando sarai morto di fame, venderò tutto ciò che trovo sul tuo cadavere. E vabbè. Erba cresce. Oh merda. Salve. E qui abbiamo. Dovrebbe essere Saint Urbain. Cielo. Siete cascato nella trappola di quel bruto. Beh, anch'io. Mi ha giocato. E ora sono bloccato. Mi ha giocato. Gli echi suggerirebbero che ci sia un collegamento con l'esterno. Un temibile spettro oscuro si frappone alla nostra libertà. Ma non abbiate paura. Dio ci libererà dal male. Amen. Pregate con me. Umbasa. Umbasa. Esatto. Cielo. Altro? Siete meglio. Sempre. Umbasa. Umbasa. Umbasa pure a te. Eccoti! Com'è? Cos'è? Il lock serve per un motivo. A tenere il nemico bloccato. È intelligente, ragazzo. Porca miseria. Ok. Se non fai cose troppo aggressive, mi va anche bene come sei messo. Aggressivo, troppo io però. Okay. Perfetto. Mi devi scusare. Pietra di occhi effimeri, pezzo di piotromba. Ok. Oh, siete voi. Avete curato il mondo dello spettro di yes. cui si parlava? Dio vi ha scelto e per questo gli siamo grati. Umbasa. Quanto un basa quest'uomo? Dio vi ha scelto un basa. Ok. Questa teoricamente pure con la tendenza bianco puro. Era una katana. Mi ricordo male. Dovrebbe essere una katana. Non mi ricordo il nome però. Ma non è che c'era una. Io mi ricordo che c'era da qualche parte una parete invisibile. Ma proprio da qualche parte, per sbaglio. Ah, intanto, salve. Mi dispiace, non pensavo a quello che ho detto. Sì. Bisogna pur guadagnarsi da vivere, no? Ecco, guarda, posso rimediare. Non sono rimasti molti umani, dobbiamo restare uniti. Non sono rimasti ecco. Molti umani. Prendi questo come pegno della mia amicizia. Non male, Cos'è? Ma me l'hai già dato comunque, però va bene, dai. Dai, non c'è bisogno di farci del male. C'è bisogno di farci del male. Non c'è bisogno di farci. Dai, non ci facciamo del male, va bene. Va bene così. Scheggia di pietromba. Vorrei ricordare dov'era questa. Io ricordo che c'era, ma non ricordo dove. Ah, forse di qua? Forse? Era un muro invisibile. Mi sembra, Non mi ricordo. L'altro lato?
Può essere. Oh cazzo. Aia. Ah, perché forse. Forse ho capito. Perché forse. E qua. Questo? Yes! Qua, se non mi ricordo male, c'è uno di quelli con gli occhi rossi ad aspettare. Oh cazzo! Eh sì. No, in base a come si è messo è terribile la situazione, sappilo. Un 18 di danno non si fa granché. Ora posso shottarmi, onestamente. No, shottarmi no. Shottarmi no, però oddio, due colpi, va bene. Shottarmi no, però due colpi me li dà, va bene. Due bottarelle me la dà. Me le ha date. E vorrei capire più che altro cosa c'era lì, perché non ricordo. Prima di tutto voglio recuperare. Voglio ammazzarlo nuovamente, lo spettro, in modo da beccarmi così a sgafo altre 4.000 anime. Quello sta attaccando? Vedete che ho detto, lo voglio riuccidere così almeno recupero nuovamente queste 4.000 anime. Sì. A volte mi scordo che sto giocando a Demon Souls e certi ragionamenti non combaciano con quello che effettivamente succede. C'è proprio una roba. È più forte del gioco. Cioè niente, non si può. Non esiste organizzazione. Non esiste. Però porca puttana, io capisco tutto. Però shottare. Va bene. Va bene. Ok. Vabbè. Ah, vabbè, cado da sopra, va bene. Cado da sopra, ho capito. Cado da sopra, va bene. Riscendiamo sotto in testa, magari così. Esatto. Okay. Dai, ma vaffanculo. È morto? Perché sei morto all'ultimo senza motivo? Ah. Ma cazzo. Ok, scoppiate. Okay. Allora, adesso con calma, magari. C'è modo per caso di salire qui sopra e uscire un minimo, capire cosa c'è qua? Che tanto vabbè, le anime l'abbiamo capito, è andata come doveva andare. Oh madonna, ma lui può cadere di sotto? Si può vedersi sta roba? Scendi? Ok, non ci posso...
In questo gioco uccide tutto, uccide la gravità, uccide i nemici, uccido me stesso, cioè uccide tutto, cioè non... Incredibile. No! Ok. Il piano è quello di prima, provare a tirarlo giù. Ma... Vabbè. Dai. Ok. Forza. Per favore, cadi di sotto, magari non far cadere pure me. Ok, meraviglia. 3000 anime. Beh, praticamente un farming importante, perché vai là, poi vai lì. Potenzialmente un po' di robetta si può arrivare a fare. Guarda, se mi deve bloccare. Che seriamente farmi bloccare dalla lucertolina il colmo, però vabbè, si sa mai. Questo arco bianco, freccia bianca, tutto bianco. Ok, che simpatia che mi fate. Io non riesco a capire comunque. Io non riesco a capire, io proprio cerco di poter capire, ma non riesco a capire. Cioè, purtroppo Demon, guarda dove le hanno messe le anime. Madonna, Demon Souls. Quanto devi rendere tutto più difficile? Quanto? E perché soprattutto? Di nuovo sotto. Ci mancherebbe che... Ma è pazzesco. È veramente... È seriamente una roba... Ogni cosa tira due colpi in questo cazzo di gioco. Sembra di fare l'Akumu di Evil Within. Cioè è assurdo. Un colpo, due colpi e sei andato. Oh porca merda. Va bene, difensivamente, va bene, quello che si vuole dire, tutto quello che volete. No, le anime non le ho prese. Non le ho prese. Però non possiamo far così ogni volta. Ok. Scheggia di Pietromba. Direi andiamo di qua questa volta. Ora questa parte è oscena di quello che ricordo. Non è che riesco magari. Vabbè, stavamo scherzando, dai. I rotelloni. Ma non provano un minimo di vergogna per come cazzo funzionano sti nemici? Mi chiedo. È salito? No, non può salire, ok. Almeno. Erba mezza. È salito invece. Non dovevo, ma è salito. Piano. Ok. 994 anime. Questo per far capire comunque quanto la zona sia di livello... Diciamo particolare, ecco. Oh merda. Via. Una stamina. Ok. Ah, ora ci sono anche loro, giusto. Eccoli, i big boys. Oh merda.
L'idea sarebbe esatto questa qui. Io spero possano perdere l'aggro. Me lo auguro. Che se no è un problema. Quello sta andando di arco. Oh cazzarola. Ah, ricordo. No, vabbè. Ma dai, no. Da esaurimento nervoso. Da TSO. Ma va bene. Ok. Come dici? Allora magari proviamo ad evitare di perdere altre 20.000 anime così. Tanto per. Niente, no, non ce la faccio più, però. Questa, cioè, è proprio una roba pesante. Pesante, veramente. Pesante. Secondo me poco sostenibile, però. Niente. Di nuovo. Facciamo tutto con calma, perché evidentemente questa è la situazione. Lui teoricamente si dovrebbe buttare di sotto, non lo fa invece. A tratti lo fa, a tratti no. Vabbè. Così però diventa sempre più complesso. Cosa sta facendo? Io vorrei capire cosa cazzo sta facendo! Magari riesco a beccarle ste stronze. Magari, no? Anche considerando quanto devono rompere. Mi piacciono comunque il fatto. Mi piace molto il fatto che abbiano i colpi homing. Cioè, è proprio divertente come discorso. Gran quantità di anime. Ok. Ora, per favore, per favore e per favore, detto para 3 times, mi fai passare. Oh, porca Eva. Ok. Ora devo cercare il fantasmino. Che in teoria sta qua. Giusto? Eccolo! Sotto! Cioè, il fantasmino, la morte, è quel... Ha! Chi è? Chi è? Oddio, ancora. Non è che mi senta proprio al sicuro. Ok. Anzi. D'altro. Qua c'è roba? Oh cazzo. Eh sì che c'è roba. Ah, bene. Io non
capito i danni comunque di Demon Souls. Ancora non riesco a tradurli, cioè a capirli. Sono alti perché? Perché sono così alti sti danni? Ok. Ancora. Partiamo così. La fai easy. Ah, merda. Che cazzarola. No. E io come dovrei passare? Come devo passare? Avvocato. Vabbè. E balla, balla, che ti devo dire? Sta a ballà. Felice lui, va bene. Allora, qua è il discorso Re 1. In fondo c'è lui. A sinistra, se non mi ricordo male, subito a sinistra, c'è una degli... un mietitore, effettivamente. Quindi... Suspicious. No! Comincia a queste... Mi è spawnato dietro? Mi è spawnato dietro. E io cosa devo fare ora? Scusate. No, ma scusate un attimo. No, ma perdonatemi un attimo. Ma che sono ste stronzate? Per carità, io non lo ricorderò bene Demon Souls, però... Minchia, se ci sono cose che proprio sono stupide, onestamente. Cioè... Posizionamento dei nemici è proprio... di un altro livello, cazzo. Di stupidità, intendo. Ovviamente non cade. L'altro lato. Io non vedo niente, però va bene. Alla fine è andato. Statevi nel vostro. Ora giustamente di nuovo devo evitare di morire in quelle situazioni poco piacevoli, in questo caso. E devo tornare là. E cosa ancora più complessa sto pensando, quindi devo uccidere il mietitore nel tempo più breve possibile. Perché sennò come cazzo la dovrei fare io? Cioè, onestamente. A parte tutto, no? No. Ok. Ok. E vabbè, fino a qua. Ascoltami, eh. Non scherzare minimamente. Ok. No, vabbè, dicevo, fino a qua va bene. Il problema ora è... è quello che viene ora. Il problema è quello che viene ora. E devo correre. Cioè, perché devo essere in fretta. Devo fare in fretta. Oh, cazzo. Prima lui, il ballerino. Abbiamo Anna Franchi. Qua c'è Anna Franchi. Che fa le joaillier. Minchia. Veramente è una roba. È una roba... inenarrabile. Ah, mamma mia.
Ok. Sotto, sotto pure lui, bravissimi tutti e due. Ok. Vabbè, fin qua ci siamo ancora. Poi, voi, forza. Stronzi qua, d'oro. Ok, e qui ci siamo. Poi. Ora tu. Madonna, stavo per fare una cazzata. Avevo calcolato un po' male il tutto. Ho fatto un movimento che non ha mai fatto. Lo fanno apposta, cazzo. Lì mi ero visto morto. Lì mi ero visto morto. Perché se avesse sparato quel cavolo di... il Reaper era finita. La morte, la... la morte... guarda lì, la... guarda lì, ma veramente... ma poi, ma fai serio? Cioè, ma stai serio? Porca Eva, comunque. Comunque... io certe situazioni infami... infame... l'originale lo ricordo, ma certe situazioni infami non le ricordo. Ora, attenzione. Ok. Scherzo per caso? È uno scherzo per caso? Cioè, pensa di essere anche solo minimamente divertente? Vabbè. Ma allora. Mi è passato dietro? No, sono caduto, ok. Ok, ennesima volta, va bene. Cioè, ora devo stare anche attento alla morte quando effettivamente arriva a spararmi e mi prende dietro, perché se mi prende, a quanto pare con un colpo, mi sciotta. Punto, semplicemente mi sciotta. Cioè, senza proprio remissione di peccato, mi sciotta. Tutto qua. Calma, ristabiliamoci un attimo. E ripartiamo. Allora. Franchi. Anna Franchi, che cazzo ho detto? No, non volevo dire Anna Franchi, niente, sto impazzendo completamente. Le anime dove stanno? Scusa, le anime dove minchia stanno? Madonna. Ma le anime? Non è che io regalo anime.
Perché stai facendo? Perché cazzo ci sto davanti e fai il raggio? Basta, basta. No, no, prendo le anime e vado. No, niente. Ah! Ah. Vabbè. Oh signore, che cosa sta succedendo onestamente? Cioè, il mio cervello sta dando... Ma tutto questo perché le anime non si è capito dove cazzo stavano? Me ne sarei andato tranquillamente. Però siccome il gioco deve fare il simpatico ormai, cioè vai in questo modo, va bene. Fai come cazzo ti pare, Demon Souls. Cosa devo dire? Ma cosa cazzo devo dire? Poi a volte puoi passare, a volte non passi. Non ho capito quali sono i... i misteri della fede legati. Stancante. Cioè, questo cazzo di gioco prova a livello fisico e mentale. Cioè, è devastante, è onestamente devastante. Poi come cazzo fanno a girarsi? Vorrei capirlo. Sì, spara, va bene, stronzo sei. Stronzo. Oh, merda, sono scordato pure. Che tragedia, che tristezza, che tragedia, che... La fine di un uomo, onestamente, cioè non... Una stanchezza proprio nell'anima. Perché sennò a quanto pare devo creparci attraverso il muro? Attraverso il muro? Attraverso il muro? Attraverso il muro? Cosa sei? Cos'hai? Il Wallach? Attraverso il muro? Ok. Sì, va bene. Ok. Grazie. Mo. Io non so cosa devo fare. Cioè, onestamente. Anche un minimo il cazzo mi sono rotto. Direi trigger l'attacco. Non lo so, non l'ha triggerato, però non ha fatto niente. Va benissimo così. Va benissimo in questo preciso modo. Va benissimo. Questo è stanco. È come me, più o meno. Cioè, livello di stanchezza... Siamo lì. Chi cazzo ride? Oh, madonna. No, oddio, sta parte non dovrebbe essere... troppo... sostanza bianchiccia. Non facciamo domande, come sempre... Devo dire che il falcione sta cominciando un attimo a... a dare segni di cedimento, eh? Prendo per il danno, sì. Che stanchezza! Salve! Bravo, va bene. Campione. Scappa.
schegge di pietra drenante. Ma io in tutto questo mi sa che ancora un genio, un cazzo di genius. Dov'era? Ho scoperto che okay. Volevo mettere questo. Stiamo calmi comunque. Quelli esplodono, beh. Mi chiedo che senso avere il lock. Va bene così, come dici tu. Ah! Stanza bianchiccia for the win. E via. C'è gente morta. Ci è schioppata gente qua. Ma io non credo a causa delle lumachine, ma più che altro per i... Esattamente. Esattamente, ecco qual era la causa di morte. Le lumachine. Forelle. Per quanto si possano impegnare, è difficile che possano fare qualcosa. Pezzo di pietra drenante, sostanza bianchiccia, senza Elsa. Ok, la katana. Armo di soldato antico. E ancora schegge di pietra drenante. Ok. Allora, se io volessi tornare su, qua. Yes. Ok. Andiamo di qua. Cadiamo, giusto? Beh, sembra giusto ormai. Tanto, l'andazzo è questo. Occhio, occhio a ste cose, per l'amor di Dio. Ok. E via. Boss time. Ora, sto boss si può combattere in una maniera molto semplice. Anello del ladro, magia e praticamente si può, diciamo, attaccare. Ah, il metodo leggendario, ok. Eccolo. Eccolo. Cazzatello. Come sempre penso che un colpo della spada sua mi tiri giù completamente. Quindi occhio in ogni caso. Allora, dicevo, è un boss particolare perché è cieco. Quindi con l'anello del ladro, magari mirando al boss, con l'anello del ladro magari 30 di danni, non l'aspettavo. Merda, si è incazzato. È una tragedia. È una tragedia più che altro perché sto pensando che mi devo rifare la strada, non perché sono stato shottato dal boss. Pure quello. Allora, ragazzi, a sto punto scusatemi un attimo, no? Sto capendo una cosa. Ho capito una mezza cosa del tipo. No, perché a questo punto c'è un problema c'è. Vuol dire che sta scoperto oggetti non... No, così no, dai.
Non è nemmeno giusto. Non è nemmeno giusto, per quello dico. Bene, non è caduto nessuno dei due. Questo significa che... Ok. E allora, abbiamo capito che con la magia comunque si fa più o meno nulla. Quindi va bene. Quindi perfetto così. Dai, va bene. Perfetto. Questa disperazione non me l'aspettavo. Però evidentemente è dovuta, non lo so. Cioè, non saprei dire, cioè, non... onestamente. Però i coglioni mi stanno girando, non poco. Quelli sì. Quelli stanno girando in maniera importante. Ai 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 ai. Carla Fracci, ecco cosa volevo dire, Carla Fracci, ci ho pensato ora. L'étoile, un'altra étoile, Carla Fracci, in action, sti cazzi, ok. Questa era la chiusura dell'Enjambleman, ok. Mo. Vai. Mi devi colpire, di quello che ho capito, è necessario, sei pagato per quello. Tu? Provare mai, poi mai, bastardo. Cosa stavo per dire? Che questo combattimento sarà lento, schifoso e basta. Questo. Una rottura di coglioni, in poche parole, sì. È proprio il termine corretto. Va bene, allora, anelli. Lentamente, no, vabbè, ci può stare. Devo prendere per forza quello del... Che cazzo dobbiamo fare? Non ho capito. Se contrai... Ah, devi fare sempre la cutscene, perché sennò non... Contento, magari ce la facciamo a tenere il lock su lui. Così la vedo stata abbastanza lunga e continuata. No! Di nuovo! Non è possibile. Cazzo, non è possibile. Non è possibile questa cazzo di zona. Non è possibile. Per l'altro deve andare così. Ma ve ne prego, ma sono stanco pure. Cioè, mi state distruggendo, ma a livello mentale mi stanno scassando completamente. Porca Eva, veramente. Ma che roba è, dai. Mamma mia, cioè non... Oh!
Dagli coccarla fracci. Dagli coccarla fracci. Magari mi fai passare, grazie. Passa avanti. Non lo so, devo andare di spada? Cioè, voglio capire un attimo. Cioè, onestamente. Probabilmente, dico probabilmente, in base a come sono combinato a livello proprio di equipaggiamento, ecco. Non devo stare qui. Giusto, uno per una questione ci vengo, perché ricordo che ai tempi di Demon Souls più o meno era l'ordine questo, almeno quello che portava avanti era questo. Poi non so, evidentemente qualcosa è cambiato nel frattempo, che cazzo ne so. Cioè, non lo so. Direi andiamo di spadina. Non so il danno che posso fare, quanto tempo ci possa volere, però di quello che ho capito è l'unica per evitare di... E rimane bloccato, lui quando fa una magia dopo per, il... per altri 6 minuti e mezzo rimane fermo sul punto, sullo spot, quindi non riesce a, a muoversi più. Ma vediamo in questa maniera, andiamo con... andiamo di spadina, va bene? Con l'arma, fisica, sti cazzi. Sappi che hai rotto onestamente lo scojones. Ma mi auguro il danno sia ok. Danno, danno sempre super ok, come sempre. Ma perché se l'hanno buffato? Cioè, non capisco. No, ma perché mi sembra più forte rispetto a quello che ricordo. No! Comunque è pazzesco, eh. È pazzesco. Calma. Calma. Piano, no. Alla. Ok. Cosa fa? Si è incazzato. Vabbè. Ok. Merda! Guarda, se mi prendi lì te lo giuro, sei proprio un manigoldo. Un marrano. Vecchio eroe di sta cippa comunque, fatelo dire. Marrano. Ehi, calma. Ok. Si deve andare così, questo boss molto divertente. Qualche colpetto alla volta e via, praticamente. Aia, calma. Via. Ok. Via. No. E vabbè, va così praticamente, quindi di lusso. Non riesco a vedermi, non riesco a vedermi. Panico. Mamma mia. Bella. Che televisione, evita di spegnerti, grazie. Cioè,
televisore mi dà l'avviso. Entro 60 secondi mi spengo. Chi cazzo ti ha dato l'ok? Scusami. Chi? Si gira da solo a volte il personaggio. Via, penso stia per fare attacco incazzoso. Ok. Che palle, lo posso dire? Si può dire per caso? È legittimo? Penso si possa dire. Cazzo. Oi. Via. No, ancora no, ok. Lo blocchiamo magari. Aia, via. Ok. Ah. Metà vita, se sembra di combattere un boss difficile, non lo è. Il problema è che è una rottura di coglioni, che è diverso. Cioè, quello è il discorso. È una rottura di palle e basta. Ai, ai, tanto non mi vede. Madonna mia, ma perché deve fare quei movimenti inutili? Ho fatto niente. Ok. Non ho fatto niente, non dico niente, calmo. Aia, sa che si incazza. No, ok. Aia. Andare, facciamolo sfogare. Hai finito? Grazie. Ok, sì. No, non ci credo. Madonna mia, madonna, mi sono cacato addosso. Mi sono cacato addosso. Calma. No! 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 Via, 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 via. Via, 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 via. Madonna, il terrore, il terrore, il terrore, il terrore negli occhi. Ho avuto il terrore per un attimo, il sangue. Stavo sudando. Oh, 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 oh.
Oh! Mamma che fatica! L'altro lato, stronzo, l'altro lato! Ok. Allora, facciamo lo sfogare un attimo, calma. Ok, colpetto. Calma, non ci sono. Vai. Colpetto, calma. Vai. Cazza. Calma. Vai. Ok. Non esagerando, ancora ancora. Merda. Ora forse mi sa che... No, ok. Forse no. No, ok. Altro lato, vai, girati, bravo. Via, 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 va bene, va bene. Non c'è motivo di scappare. Stava partendo. Stava partendo. Girati dall'altro lato, please. L'altro, please. Wow! Dai! Che coglioni che sei! Oh madonna! Che tensione! Nell'aria si taglia con un grissino! Grissimbo! Grissimbo! Ok! Vedi, dannatene, affanculo, va. Oh. Eh sì. Mamma mia. Ma tanto l'anima nemmeno me l'ha fatta vedere. Ah, ecco l'anima demone eroe. Allora, direi il Nexus. Si aumenta di livello. Sì, allora vediamo. Nexus, e ci siamo. Due, tre, beh, devo fare. Beh, quattro livelli a forza sicuro.
Poi dove la Maiden? Ah, eccola, me l'ero persa. Anima della mente, chiave. Ok, e lì con forza ci si ferma, ovviamente. Resistenza. Se io devo usare la spacca ossa, figli miei. Cioè, avete finito? Già il terrore ora di non poterla usare. Non tanto perché. Perché sono in. Esatto. Perché vado in. Praticamente in Fetrol. Cazzarola, non ci voleva. Se tolgo lo scudo dell'arbitro. Comunque sono in Fetrol. Scusate, in questo gioco qual è la percentuale del Fetrol? Sotto il. Credo sotto il 50. Ma davvero? Vabbè, ma a questo punto, visto e considerato che tanto a quanto pare le prendo sempre e comunque, anche avendo dell'armatura, cioè va bene così, va bene anche così per me in questo caso. Poi torna vivo, mi piace. Va bene. Allora, ora l'ultima roba da fare. Prima, al solito, giù di sotto per il tubo. Si recuperano le anime e si va ad affrontare il signore finale. Io mi sto alzando. Il signore finale del mondo della cripta delle tempeste. La manta suprema. Non so come si chiama. Cioè, a livello di stamina posso dare un colpo soltanto. No, non è qua. Particolare. Spero di aver fatto una cosa sensata, un minimo. Spero di sì. Le anime, ho detto. No, le anime devo recuperare. Non le ho prese, beh. No, non le ho prese. No, e non faccio sta stronzata. Cioè, non me la rischio così. Cioè, adesso. No, va bene tutto, però. Allora, quindi dobbiamo risalire di qua e via. O comunque forse anche perché effettivamente non ho mai potenziato il falcione. Possibilmente potenziandolo riesce ad essere anche più performante. Rispetto, magari è un DPS più alto, no? Quindi più colpi posso dare, più danno si va a fare. Però vabbè, alla fine va bene così. Vediamo intanto sta roba come va. Eccolo, signore delle tempeste. Anche se questo è l'unico posto dove effettivamente l'arma fisica non vale niente, perché si combatte, ecco, praticamente. Violetti! Allora, occhio adesso, perché morire è abbastanza semplice in realtà. Quindi, re delle tempeste, non il signore. Eccolo qua, perfetto. Già mi stai sulle palle, fatelo dire. Calma. Ma mi auguro non fosse quella. No, non era quella, è quella. Speriamo di. Oh cazzo. Non mi puoi dire questo. Cioè, tu non mi puoi dare. Oh, che cazzo, veramente. Vabbè, sai che è andato sul tentativo. E vabbè, te pare. È andato, ripeto, perché giustamente io nel frattempo mi dovevo buttare la roba. Ok, no, ancora ci siamo. Via sta cosa.
E equipaggiala. Eccola. Bella, bella lei. Ma nel frattempo io riequipaggerei anche l'armatura, perché ci sono tanto. Ok, perfetto, ci siamo, dai. Va bene. Piano. Oh, questa bella gimmick. Va bene, non ho preso niente, fa piacere. Ok, danno mi piace. Okay. Va bene. Dai, dai, dai. Ok. Dov'è? Oh, bella tu. Dai che arrivi. No, ma come? Ma com'è possibile? Dai, ora. Ok. E anche perché sono anime, effettivamente. Not bad. Vabbè, culo. Ok. Oh, cazzo. Occhio. Occhio. Niente? Liscio? Vai col liscio! Vai col liscio! Ok. Oddio. Dov'è? La manticella! No? Ma c'è un drop volante, ma che. Ma sei la roba di 90. Che boss divertente. Aia, attenzione. Oh, questi penso che sciocchino comunque. Quella mi stava per colpire. Grande, doppio colpo. Ok, non si riesce a contare. Cazzo. Dai, 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 su, su, fare lo stronzo, riesce. Ok, dai, ce la possiamo fare. Non ti ho colpito, benissimo, fa piacere. Ok, credo che manchi un colpo. Anime per Manta. Rieccolo. Dai, dai, dai. Ta, 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 ta. Questo è il momento. Primo colpo. Dai, completo e via. Bam. Game 7 match. Abbiamo sconfitto. Ok. Ok. 40.000 anime. E ci si può aumentare ancora un po' di resistenza alla fine, sì. Scheggia di pietra nuvola. Scheggia di pietra nuvola. Erba nuova. Bella l'erba nuova, molto importante. Vediamo un attimino se nel campo di battaglia c'è un po' di loot. Intanto
Cos'è che non posso? Non volevo andare via. Madonna, ma perché ste robe? No, non volevo. Ah, tantino. Ok. Oh merda. Ah, ma spawnano. Non male. No, ma realmente non volevo nemmeno andare via io. Cioè, partito così. Un po' di testosterone. Andiamo prima che poi mi massacrano e perdo tutto a sto punto. No, che non è il caso, va. Cioè, sarebbe il colmo. Ok. Allora, quindi inventario. Ma perché sto lasciando la roba? Ma che sta facendo? Ah no, la sta inviando. Scusami, ah. No, perdonami. Perché me la invia al deposito? Basta. Ma perché? Vi battete per noi. Per quando rimane nell'ultima scheda, lui prende l'ultimo comando, quindi di conseguenza, e infatti, che stronzatona, va bene. E abbiamo detto, no, stop con la forza. Posso fare 4 livelli, 2 a vita e 2 a stamina. Che la forza, per forza, sia concessa, così che il mondo sia curato. Per forza. Che il mondo sia curato. Tra l'altro, avete, penso, finito di avere ancora l'anello del ladro. Sì. Che la vostra forza, no, possa, beh, diciamo, questo avvolgente. Allora, io intanto mi ammazzerei un attimino. Torna vivo. Torna vivo non te lo posso promettere. Andiamo. E giù per il tubo. Ok. Stavo pensando, direi che possiamo chiudere. Possiamo chiudere anche perché sono, anche perché sono 3 ore passate effettivamente, quindi il cervello comincia un attimino a dare segni di cedimento. No, ma più che altro possiamo chiudere perché alla fine, cazzo, i progressi, andando a togliere qualche momento a Stormfang qui nella cripta, si sono fatti, cioè alla fine abbiamo finito 2 mondi, quindi si procede, niente male. E niente, direi che perfetto. Io direi, intanto io ringrazio al solito chi è entrato in live, è rimasto. Chi è entrato in live prima per aiutare, ringrazio il signor Antani Serse, che prima si era presentato per dare qualche dritta, qualche aiuto, che effettivamente non, qualcosa che passava per la testa al momento. Ringrazio al solito chi al di fuori di Twitch mostra sempre quella forma di supporto, di aiuto. E questo, ecco, questo qua. E direi che realmente la prossima non è nemmeno così tanto lontana, perché credo che domani di mattina si possa continuare, e soprattutto che si possa continuare con la, e penso anche terminare, considerando durata comunque in sé, Resident Evil 0, e chiudere quindi un primo pezzo anche della Evil Saga, in questo caso un primo pezzo di una serie bella bella corposa. E niente, cioè, questo. Quindi, come sempre, da questo disgraziato meraviglioso, no, però devo chiudere con un primo piano, perché sennò non si può chiudere effettivamente. Dov'è? Dov'è? Più o meno primo piano, dai. Mamma mia, che cosa sei? Quindi, no, lo voglio così, lo voglio così. Ah! Bene. Dal nostro caro
Alter ego Fulmicotone in gioco. Dal vostro buon Fulmicotone in real life. Direi che è tutto. Ora si va a spostare sta roba su YouTube. E alla prossima.